Buongiorno, buongiorno e bentornati tutti su Gaming Galaxy. Io sono Shark e vi do il benvenuto nel mio governatorato. Ovviamente, io sono il governatore di questa bellissima cittadina chiamata Calat Eterna. Se avete visto il mio video sulle invasioni e le war, beh, sapete che sono io e oggi sono qua a spiegarvi come funziona il governatorato. Ora, la prima cosa da sapere è come si prendono le città. Chiaramente ci saranno server in cui le città verranno prese più lentamente. Vedete, noi abbiamo ancora acqua fetida che nessuno l'ha comprata. Altri server invece dove queste zone, quindi tutte le zone della mappa, sono state prese dopo neanche un giorno. Quindi come funziona tutto questo? Primo, per comprare un territorio dovete andare al forte del territorio, entrare nel territorio, avere 100.000 monete, pagare e comprarvi il territorio. E a quel punto diventate i padroni del territorio. In questo caso noi siamo padroni di Calat Eterna e la mia seconda gilda è padrona di Valle del Cordoglio. Semplice, pulito, non ci vuole niente da capirlo. Poi passa alla gestione della città. La gestione della città si va in due modi. Il primo è il tavolone lì sotto, ok? Quindi questo tavolone qua, bellissimo. E la seconda cosa è qua, quindi al mio bellissimo tavolo del governatore. Ora, di cui vado molto molto orgoglioso. Iniziamo dal tavolone, quindi dal progetto, del tabellone di progettazione del territorio. Voi vi avvicinate se siete della gilda, quella lì è Inori, ciao Inori. Entrate, vi darà la possibilità di migliorare tre cose. La prima è il bastione, quindi avrete le torrette, l'olio, i corni da guerra, le torrette esplosive, la torretta balistica, le porte del forte e ovviamente anche la roccaforte in generale. Più si aumentano queste cose, più il forte salirà e chiaramente sarà un forte molto più difficile da conquistare, perché le porte saranno più massicce, le torrette esplosive saranno molto più grosse e faranno molto più danno, le balistiche uguale, le torrette a ripetizione la stessa identica cosa. Beh, in pratica avrete tutte le difese varie ed eventuali del territorio. Chiaramente si possono portare fino a 2 e considerate che il primo step sono 500 monete d'oro, il secondo step sono 10.000 monete d'oro. Quindi se non avete ovviamente una città centrale come può essere Calata, Sopravvento o Bosco Brillante e quindi non avete soldi che vi entrano costantemente, lasciate perdere. Fate soltanto le numero 1 e le numero 2 lasciatele perdere perché è veramente inutile farlo. Anche perché questa roba qua vi aumenta il costo delle tasse che dopo vedremo. Per il borgo invece vale la stessa identica cosa, quindi il borgo si può potenziare da 2 a 3, quindi vedete che in base a dove si è si hanno delle cose da potenziare più velocemente o meno velocemente, si hanno i tre pallini, i due pallini, beh, potete scegliere quello che volete. Il primo pallino costa 100, il secondo pallino costa 5.000, giusto per essere simpatici, ok, il terzo pallino ovviamente costa molto molto di più. Quindi anche questo vi farà aumentare le tasse settimanali del pagamento della città e ovviamente però più avrete alto questo livello, più la gente potrà craftare all'interno della vostra città, più soldi vi entreranno come le tasse. D'altro canto avrete anche la possibilità di forgiarvi voi stessi le cose di alto livello. Ora, la terza cosa sono gli stili di vita. I potenziamenti degli stili di vita, come vedete, costano un botto, però sono potenziamenti che durano per 3 giorni. Quindi, per esempio, se avete dei crafter, ok, e siete a 60, semplicemente voi potete attivare i potenziamenti con 2500 monete, attivarli e far sì che abbiano un boost in quella determinata cosa. Come vedete, c'è le percentuali di boost. Quindi aumenta il punteggio di forgiatore delle armature, delle armi, ingegneria, qualsivoglia, il 20% di gathering in più, eccetera, eccetera. Sono potenziamenti ovviamente che si fanno quando si è arrivati a livello 60 e non prima. Questi possono essere utili all'inizio se siete in un territorio come per esempio Cattle's Cay, quindi Scogliere della Sciabola, dove c'è una miriade di, per esempio, mining e di skinning, e quindi potete fare sia la determinazione del minatore che la ricompensa del cacciatore per aiutare la vostra gilda a salire più velocemente in quelle attività. Ora andiamo all'altro tavolino, che è quello del governatore proprio, a parte il tipo che corre qui, va bene, ok. Scrivania del governatore, apriamola e vediamola un po'. Tutti la possono aprire e vedere, ma non tutti possono fare quello che posso fare io. Quindi vediamola anche qui. Come potete vedere, io ho i miglioramenti, quello che mi costa settimanalmente, quindi tra 4 giorni dovrò pagare 2000 monete d'oro, ok? E si alzerà, ve lo dico fin da subito. E poi ci sarà chiaramente, ci sono le tasse, le commissioni e i libri paga. I libri paga è quello che la città ha guadagnato da quando è stata presa. Mentre i libri paga sono le tasse
che la gente paga all'interno della mia città. Io posso andare a modificare ogni 24 ore le tasse come voglio io. Alzarle, abbassarle tutte, lasciarle come sono, mi è totalmente indifferente, posso fare ciò che voglio. Quindi se volessi, che ne so io, per la tassa di produzione metterla al 3%, in un giorno guadagnerei il mondo di roba, ok? Mentre il libro paga, chiaramente, è quello da dove viene fornita i soldi. In questo caso sono le tasse di scambio, la tassa di produzione e la tassa di lavorazione. Io potrei in questo momento alzare la tassa di scambio e di lavorazione un po' più alte, perché sono le tasse che mi conviene alzare per avere più soldi in giro. Ebbene, io non credo di dovervi dire molto altro, se non, ragazzi, se avete la possibilità di prendere un territorio è una figata, sia per il mantenimento che per l'upgrade, che per la vostra gilda che avrà la possibilità di spostarsi all'interno del territorio con praticamente zero di azot, teletrasportandosi a destra e a manca. Quindi io spero di esservi stato utile, come sempre, vi auguro un buon proseguimento in questo bellissimo gioco e GG a tutti quanti.